Proseguiamo la discussione. Consigliere Mandrelli, per dichiarazione di voto, prego. È una delle cose che volevo far notare prima al sindaco, no? I problemi. Allora, è chiaro che il sindaco ha sempre questo atteggiamento un po' paterno, come lui ha detto, fin dall'inizio, forse dal primo consiglio, no? Voglio essere il padre di tutti. Un buon padre di famiglia, questo ha detto, ok? Però il punto è un altro, no? È vero che c'è questa attenzione al sociale che è stata ribadita più volte nel corso dei vari consigli e questo è un indirizzo indubbiamente, no? È qualcosa che può caratterizzare un'amministrazione. È anche vero però che questa attenzione deve essere, come dire, portata avanti in maniera, come dico sempre, lungimirante, no? Quindi l'attenzione vuol dire predisporre tutta una serie di azioni che vedano lontano. Ecco perché in questo momento il signore che è entrato e che si lamentava di qualcosa, probabilmente stava quasi piangendo, mi ha fatto pensare che questo è uno dei problemi che noi dovremo andare a affrontare nei prossimi anni e di cui non ho visto traccia, francamente, da nessuna parte negli atti dell'amministrazione. Comunque, per le motivazioni che ho spiegato brevemente prima, il mio voto è contrario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere De Vecchis, prego. Ma siamo nel 2017, il keynesianismo è finito da un pezzo. Lamentarsi dei mancati trasferimenti ci mancherebbe, bisogna tenerne conto, ma non è una novità, sono anni. E ricordate che comunque sono sempre soldi dei cittadini i trasferimenti che vengono dallo Stato. Ora, pensare che cambi l'ambiente endogeno, cioè che al governo insomma si esca dall'Europa e questa crisi venga meno, ci mancherebbe, potrebbe anche essere augurabile. Però in realtà sappiamo che in questi anni noi ci muoviamo in un mondo dato che ha delle carenze, di cui chi è chiamato ad amministrare, ragazzi, non è chiamato a prendere decisioni politiche chi viene in un consiglio comunale, non è il Parlamento questo, non prende decisioni politiche, qui si amministra un comune e quindi amministrare significa farlo chiaramente nelle situazioni endogene del momento che sono conosciute. Non penso che, no, quando si è candidato il sindaco pensava che i trasferimenti poi aumentassero, che qua dentro ci stavano un sacco di soldi, cioè, e allora forse il dibattito è vuoto. Io voglio riconfermare che seppur ci sono sicuramente degli sforzi apprezzabili, perché sicuramente è condivisibile il taglio delle spese di rappresentanza in questo momento, estremamente condivisibile, per queste cose forse anche abbastanza scontate, cioè, no? Sì, c'è anche un consenso, però noi non possiamo votare questo bilancio perché, ripeto, amministrare significa far fronte alle difficoltà e secondo me in questi mesi avete dato, perché poi qualcuno prima ha detto che non si possono licenziare, chi ha parlato di licenziare dipendenti? Cioè non esiste, non mi fate pensare che non conosciate il concetto di produttività, qualcuno ha parlato di dipendenti, quindi noi avremmo affrontato questa situazione in un altro modo, sforzandoci di agire sull'amministrazione per fargli produrre economie, non facendo tagli ai servizi. Poi forse non erano sufficienti e necessari, ma quello doveva essere, sarebbe stato il leitmotiv della nostra programmazione di bilancio. Perché prima, ripeto, bisogna eliminare gli sprechi e poi si possono chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Quindi per questi motivi noi non possiamo votare questo bilancio, perché se ci saremmo stati noi l'avremmo fatto in maniera diversa. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.
E per la votazione voteremo un punto, punto per punto. E poi, quando arriviamo al punto numero 13, poi ecco, voteremo anche gli emendamenti presentati dal consigliere Capriotti e dal consigliere Cursi. Quindi ecco, iniziamo con la votazione. Portiamo quindi ad approvazione il punto numero 9, approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani anno 2017, in applicazione dell'articolo 8 DPR 27 aprile 99 numero 158. Cinque punti. Sì, sì. Bene, l'esito della votazione: sono 16 i voti favorevoli, 9 i contrari. Proseguiamo per la votazione della immediata eseguibilità del punto numero 9. Sono 17 i voti favorevoli, 8 i contrari. Bene, proseguiamo con... Proseguiamo con la votazione del punto numero 10, imposta unica comunale, componente Tari, tributo servizi rifiuti, determinazione tariffe anno 2017, scadenze e rate di versamento. Prego, procediamo alla votazione. L'esito della votazione: sono 16 i voti favorevoli, 9 i contrari. Anche qui procediamo con il voto per la immediata eseguibilità. L'esito: sono 17 i voti favorevoli per la immediata eseguibilità, 8 i contrari. Passiamo all'approvazione del punto numero 11, imposta unica comunale, componente Tari. Agevolazione Tari per l'avvio di nuove attività. Passiamo alla votazione.
20 i voti favorevoli, 2 i contrari e 3 gli astenuti. Anche qui si procede per il voto sull'immediata eseguibilità. Allora, l'esito sono 21 i voti favorevoli, 2 i contrari e 2 gli astenuti. Passiamo alla votazione del punto numero 12, modifica ed integrazione del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico. Sono 16 i voti favorevoli, 9 i contrari. Anche qui è richiesta l'immediata eseguibilità, quindi procediamo con il voto. Sono 17 i voti favorevoli, 8 i contrari. Bene, passiamo ad approvare il punto numero 13, che assume in sé anche gli emendamenti proposti dai consiglieri Capriotti e Cursi. E il punto numero 13 appunto prevede l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017-2019, schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati. Procediamo quindi con la votazione degli emendamenti, quindi mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Tonino Capriotti. Allora, sono 9 i voti favorevoli all'emendamento e 16 quelli contrari. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal consigliere Marco Cursi.
Sono 9 i voti favorevoli, 16 i contrari. Passiamo quindi alla votazione della delibera del punto numero 13, che ripeto è approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017-2019, schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati. Sono 16 i voti a favore, 9 i voti contrari. Anche qui votiamo per la immediata eseguibilità. Sette voti favorevoli e 8 i contrari alla immediata eseguibilità. Bene. E trattiamo il punto iscritto al numero 14 dell'ordine del giorno, ossia la mozione presentata dal consigliere Domenico Pellei ed altri, inerente all'area verde attrezzata Fosso dei Galli. Prego il consigliere Pellei di illustrare la mozione. Grazie Presidente. Dopo questa lunga maratona sul bilancio, c'è questa mozione e non vorrei però non dare così diciamo il giusto risalto a questa problematica che abbiamo voluto porre all'attenzione del Consiglio Comunale. Magari l'attenzione può un po' scemare a questa ora, però ecco, chiedo un po' un ultimo sforzo. Tutti i colleghi consiglieri hanno avuto questa mozione e sanno di che cosa si tratta, quindi non la leggo, la riepilogo con qualche punto. La mozione prende spunto da uno degli ultimi atti deliberativi, che doveva essere uno degli ultimi atti deliberativi della scorsa amministrazione, in cui si intervenne su un'area frutto di una donazione, della donazione Olivieri, collocata in località Fosso dei Galli, nell'ambito del quartiere appunto Fosso dei Galli. Su quest'area era previsto un certo tipo di intervento, non mi intrattengo qui nello specificare di cosa si trattasse, però fu subito, insomma, risolto subito all'attenzione di tutto il Consiglio, allora 20 aprile 2016, circa un anno fa, che questa destinazione non era pertinente, non era corrispondente alle aspettative dei cittadini di quella zona. E allora fu anche sollecitata dal sottoscritto e da altri colleghi, fu ritirata questa delibera e in quell'occasione fu proposta una mozione in cui quasi all'unanimità si impegnava l'amministrazione che si sarebbe insediata a poter destinare quell'area a verde pubblico attrezzato, quindi a parco, proprio per un quartiere che non ha nulla, perché ecco il punto è questo quartiere non ha nulla, cioè non ha una piazza, non ha un luogo ricreativo né chiuso né all'aperto, non ha neanche una fontanella dove ci si può incontrare. Allora ecco, dare questa, oltre
diciamo, al valore di conseguenzialità degli atti, no? Che comunque ci deve essere, di coerenza e di conseguenzialità, perché se poi ci si è presi un impegno in quell'occasione è giusto che poi chi segue dia seguito a questo impegno. Però c'è anche un fatto proprio sociale, per l'attenzione c'è un fatto sociale e anche un fatto di equità rispetto ad altri quartieri che magari più centrali sono attenzionati dall'amministrazione in maniera diversa. E quindi ecco, si chiede, si impegna questa amministrazione e il Consiglio Comunale a poter dare seguito, quindi a concretamente impegniamo il sindaco e la giunta a coinvolgere gli uffici comunali competenti per predisporre un progetto esecutivo per realizzare sulla proprietà proveniente dalla donazione Olivieri un'area verde attrezzata con relativa ricerca di risorse finanziarie e inserimento dell'intervento nel piano triennale degli investimenti. Inoltre, proprio questo su sollecitazione del Comitato, si chiede all'amministrazione comunale di destinare l'area proveniente dalla donazione già direttamente a parco pubblico, perché se poi ci sono delle iniziative del Comitato, se uno può raccogliere dei soldi, mettere una panchina, 5 panchine, qualcosa possa essere un motivo di, ecco, di coesione, di socialità, di impegno da parte di questi cittadini, dei cittadini di questo quartiere. Per cui io credo che, presentata insieme a me da alcuni colleghi consiglieri, ma penso che questa mozione possa incontrare il parere favorevole di tutto il Consiglio. Grazie. Apriamo la discussione. Ci sono interventi. Il consigliere Capriotti, prego. Parlo anche a nome del mio gruppo, che non è tra i firmatari della mozione, però mi sembra che sia una mozione degna di nota, di interesse e di condivisione ampia, anche alla luce di quanto spesso ho sentito dichiarare, no, dal sindaco ma da questa amministrazione, di voler amplificare la partecipazione della città e fare, diciamo, di questo consesso anche una fucina per il concetto di democrazia deliberativa. Allora, questo spunto, cioè questa mozione, ci offre l'occasione per rendere partecipi il quartiere nella gestione, nella decisione, nella programmazione, e anche un'occasione per portare a conoscenza e per fare quello che il mio capogruppo, che Antimo Di Francesco, diceva prima, no, di questa partecipazione della città al bilancio comunale, quindi alle risorse comunali, e quindi ad impegnare tutto il quartiere nella gestione, nei lavori per far sì che anche quel quartiere abbia uno spazio degno di nota. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco. Prego, sindaco. Io ringrazio i firmatari per aver portato questo documento. Per lei, consigliere, per lei lo ha spiegato molto bene. È una iniziativa che viene dal passato Consiglio Comunale, dove tutti quanti, me compreso, prendemmo questo impegno, e quindi gli impegni siamo abituati a rispettarli, fermo restando il passaggio tecnico che bisognerà fare. C'è una condivisione politica e una disponibilità massima da parte di questa amministrazione affinché in quel quartiere, inutile ripeterlo, periferico, dove tutti quanti ci siamo impegnati, me compreso, in campagna elettorale, in un incontro ad hoc, a far sì che ci siano luoghi di aggregazione, così come in altre zone della città, ma principalmente proprio in quel quartiere dove nel tempo, insomma, non era stato destinato uno spazio, diciamo, per far sì che i cittadini si incontrassero. Quindi c'è da parte nostra la votazione favorevole a questo documento, poi dopo insieme faremo i passaggi propedeutici affinché, insomma, si arrivi a questa determinazione. Grazie.
Consigliere, per lei vuole dire altro, concludere o si ritiene soddisfatto? Sì, sicuramente sì, mi sembra un segnale importante e ecco, accolgo positivamente insomma, il consenso di tutta l'Assise su questa mozione. Grazie. Bene, passiamo quindi alla votazione della mozione. La votazione è quella appunto presentata dal consigliere Lei Domenico ed altri in merito all'area verde. Procediamo con la votazione. All'unanimità il Consiglio Comunale approva 25 voti favorevoli. Bene, per la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione di revoca ex articolo 7 regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale a firma di 21 consiglieri comunali che riguarda il sottoscritto, io chiamo ad assumere la presidenza dell'Assise il consigliere anziano Antimo Di Francesco, che lo prego di raggiungermi. E... anziano di età o di... Quindi lascio a lui la conduzione. Lascio a lui la conduzione e quindi la prosecuzione dei lavori. Ovviamente trattandosi di una questione che riguarda la mia persona, io ovviamente me ne andrò dall'Assise proprio per fare in modo che tutte le operazioni possano svolgersi nel miglior modo possibile senza creare imbarazzo o comunque condizionamenti di sorta a nessuno. Grazie e buon proseguimento.
Possiamo procedere. Punto 15 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, mozione di revoca ex articolo 7, regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale a firma di 21 consiglieri comunali. È necessario dare lettura di due commi dell'articolo 7. Comma 2, la procedura di revoca è promossa da almeno la maggioranza dei consiglieri comunali o più capogruppo rappresentanti la maggioranza dei consiglieri comunali e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano. Il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del consigliere anziano, ove la suddetta proposta riguardi il presidente, uno o entrambi i vicepresidenti, o sia stata sottoscritta anche dal vicepresidente, esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa, con votazione segreta ed a maggioranza dei consiglieri assegnati. Il comma 4 recita testualmente: quando la procedura è ammessa, il presidente della seduta invita l'interessato o gli interessati a presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato, con votazione segreta da maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato o degli interessati dalla carica ed avvia le procedure di elezione dei nuovi organi. Quindi, il consigliere anziano, che sarei io, metto ai voti l'ammissibilità della proposta di revoca e quindi viene effettuato il voto segreto nell'urna, la scheda sarà bianca e bisognerà scrivere sì per l'ammissibilità della proposta di revoca oppure no, quindi sono due opzioni ma e ci si può astenere ovviamente. Allora, chi si astiene può scrivere astenuto, quindi lo può riportare nella scheda. Quindi sì, no o astenuto. Bene, per la presentazione della mozione, la prima firmataria, quindi le do facoltà di intervenire, Flavia Mandrelli. Ovviamente è necessario che io la legga, no? In modo che chi non l'ha firmata possa rendersi conto un po' di quello che è stato scritto. Allora, premesso che il consigliere Bruno Gabrielli è stato eletto presidente del Consiglio Comunale nella seduta del 9 luglio 2016, fin dalla sua elezione l'eletto presidente è venuto meno ai suoi compiti istituzionali di garanzia e imparzialità, come del resto aveva intenzionalmente dichiarato nella medesima seduta all'esito della votazione. Virgolette, io non vorrei essere una figura super partes, io sarò primus inter pares, proprio per sottolineare che non perderò affatto quelle che sono le mie prerogative di consigliere comunale e le eserciterò fino in fondo, verbale allegato alla delibera consigliare del 9 luglio 2016. Lo stesso, fin dal suo insediamento, ha mostrato maggiore interesse ad assumere un ruolo da protagonista nella politica locale, come tale ponendosi in netta incompatibilità con l'esercizio del ruolo di garante e di terzietà della funzione di presidente. Infatti, lo stesso, il 19 dicembre 2016, in una intervista personale al Corriere Adriatico sul tema dello stadio Ballarin, rilasciava le seguenti dichiarazioni al cronista che gli chiedeva come mai avesse messo mano a settori e incarichi che non fanno parte dei compiti di un presidente del Consiglio. Stadio Ballarin, battaglia dei orsi irregolari, riorganizzazione del personale, eccetera. La risposta: sono un consigliere prima di tutto. Quale problema c'è? Non sono un presidente super partes, visto che faccio politica, e credo sia giusto mettere in atto l'esperienza maturata nel campo. Difatti, sul Ballarin il presidente ha assunto tale ruolo di protagonista politico, senza peraltro aver mai ricevuto deleghe in tal senso dalla Giunta, dal Sindaco o dal Consiglio Comunale. Assumendo il diritto a dire la propria, si è recato a Torino i primi di marzo del corrente anno a spese del Comune. Trasferta costata 540,30 euro alle casse comunali.
Sulla missione personale mai autorizzata non ha mai relazionato ad alcun organo. A suo dire il viaggio al Philadelphia di Torino è stata un'iniziativa politica personale che andava anteposta al ruolo ricoperto, tanto che lo stesso Presidente dichiarava alla stampa, Riviera Oggi del 10 maggio 2017, forse non è stato compreso il mio ruolo, sono chiamato a rispettare delle regole ma faccio parte di una forza politica, sono il resto un politico che esprime le sue idee. Nella stessa dichiarazione il Presidente, incalzato, spiegava come mai avesse disatteso la richiesta formalizzata dalla minoranza, richiesta del 16 febbraio 2017, di convocare un Consiglio Comunale aperto sulla sanità. La risposta: dobbiamo attendere il bilancio di previsione, dopo tale assise lo indirò. Nessuna preoccupazione per la probabile mozione di sfiducia che l'opposizione metterà a votazione. Tra le cariche del Presidente del Consiglio e consigliere c'è un legame indissolubile, sono e resto un politico. Le iniziative intraprese a titolo personale dal Presidente sono diverse, tutte documentate, come pure documentata la mancata convocazione del Consiglio Comunale richiesta in data 16 febbraio 2017 dai consiglieri di minoranza sul tema dell'ospedale locale, in violazione all'articolo 39,2 del TUEL e articolo 76 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente in tale occasione, come nelle altre, ha negato le proprie attribuzioni di organo istituzionale super partes e cancellato di fatto le prerogative attribuite dalla legge ai consiglieri comunali, non solo violando gli articoli 39 del TUEL e 76 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ma anche non ottemperando alla richiesta proposta da 5 consiglieri di minoranza. Su tale violazione è stato proposto dai 5 consiglieri un esposto inviato alla Prefettura a mezzo PEC il 9 marzo 2017, esposto dettagliato e denunciato sulla stampa e definito atto gravissimo di prepotenza istituzionale. Alla posizione espressa così dalla minoranza, privata del ruolo propositivo e propulsivo per la mancata convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, anziché svolgere il ruolo connesso alle proprie funzioni nel rispetto del principio di terzietà, ha replicato con una conferenza stampa. All'osservazione del giornalista rispetto al ruolo concretamente svolto da terzo assessore, il dottor Gabrielli si è, come di seguito, espresso, Corriere Adriatico, 10 marzo 2017. Virgolette. Il mio fare politica non deve essere letto come una minaccia per gli altri consiglieri, afferma Gabrielli. All'interno del Consiglio Comunale rispetto le regole in qualità di presidente, ma fuori sono un consigliere. Sono stato eletto da un partito, non mi si può chiedere di non fare politica. Il resto del Carlino, 10 marzo 2017. I consiglieri del PD hanno ribadito pubblicamente che, virgolette, Gabrielli ha svolto più volte, a nostro avviso, il ruolo di presidente, entrando a gamba tesa in molte questioni politiche relative all'amministrazione cittadina, criticando o prendendo precise posizioni in merito a questioni di competenza del Consiglio, nella conduzione molto discutibile e approssimativa della conferenza dei capigruppo, arrivando addirittura a etichettare come stucchevole la politica dell'intera opposizione, travalicando di fatto, nelle sue uscite pubbliche, il compito di terzietà. Da tempo, chiuse le virgolette, da tempo il consigliere Bruno Gabrielli disattende alla propria posizione di Presidente del Consiglio Comunale, in violazione degli obblighi di imparzialità, disattendendo le norme di legge regolamentari, discriminando i gruppi consiliari, adottando decisioni personali di proprio impulso sulla politica amministrativa e assumendo ripetutamente un ruolo di protagonista in posizione antitetica al ruolo di garante delle istituzioni e dell'imparzialità. Il Presidente del Consiglio impediva nel mese di gennaio alla Commissione Consiliare Affari Generali di svolgere il proprio ruolo istituzionale. Lo stesso, infatti, in data 31/1/2017, in violazione delle norme regolamentari che disciplinano le sedute consiliari, non accoglieva la richiesta formulata dall'assessore Annalisa Ruggeri di scrivere all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile l'argomento approvazione del regolamento per la concessione dei contributi. L'assessore aveva appositamente chiesto al Presidente della predetta Commissione Consiliare di esaminare la proposta di deliberazione in via d'urgenza, affinché potesse essere sottoposta ad approvazione dapprima della Commissione e poi del Consiglio Comunale. Il Presidente, ancora in dispregio del proprio ruolo, prima ancora che la Commissione convocata dal Presidente della Commissione Maria Rita Morganti si riunisse e si esprimesse,
ex articolo 20 e 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si arrogava il diritto di rifiutare l'iscrizione del punto all'ordine del giorno del Consiglio, dichiarando, virgolette, «Decido io, non sono un passacarte. I temi li inserisco all'ordine del giorno quando li ritengo sufficientemente trattati. Attendo che qualcuno mi venga a spiegare le modifiche che si intendono apportare». Chiuse le virgolette. La Nuova Riviera, 13 gennaio 2017. Tanto, da parte del Presidente, configura l'intenzione di effettuare vere e proprie azioni di controllo politico e di indirizzo in relazione agli atti portati dalla maggioranza e dalla minoranza in Consiglio Comunale. Ancor prima, nel mese di dicembre, il Presidente del Consiglio Comunale apertamente contrastava la politica amministrativa della Giunta, assumendo una posizione del tutto personale, usando ancora una volta il proprio ruolo come protagonista sull'argomento dei gazebo installati sugli spazi pubblici. In merito a diversi argomenti, il Presidente si è espresso politicamente a titolo del tutto personale, esercitando un ruolo da protagonista, tale da contrastare addirittura con posizioni proprie ogni argomento messo in programma persino dall'amministrazione. Sul programmato Festival del Brodetto, lo stesso, ad esempio, ha contrastato la scelta di inserirlo tra i programmi culturali estivi, definendolo un festival inutile. Corriere Adriatico, 22 gennaio 2017. In merito alla proposta di delibera predisposta dagli uffici comunali di un nuovo regolamento consiliare che disciplini le condizioni e i criteri per i gazebo installati dai commercianti in centro, il Presidente ha assunto iniziative proprie, travalicando ogni potere, pretendendo addirittura di coordinare e presiedere i servizi comunali per reprimere gli abusi, come dallo stesso dichiarato anche pubblicamente Corriere Adriatico, 10 gennaio 2017. Considerato che il Consiglio Comunale non può ulteriormente assistere passivo a una così grave violazione di carattere istituzionale, a danno di tutti gli organi rappresentativi e della comunità locale, non interpretando il Presidente il ruolo istituzionale della carica presidenziale ricoperta e il ruolo di terzietà, tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri, consapevoli delle loro responsabilità e dei compiti istituzionali attribuiti al Consiglio Comunale e al Presidente dello stesso, chiedono di inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 7 del regolamento sul funzionamento del Consiglio, la proposta di ammissione, insomma è quello che abbiamo poi stabilito oggi. Io non so se è il caso, se si possono fare delle considerazioni in merito. No, quindi basta la lettura del... Bene, allora ho finito. Grazie consigliera Mandrelli. Spiego un attimo come si affronta questa fase. Non si dibatte nel merito della mozione di sfiducia, ma si può intervenire solo per l'ammissibilità della proposta di revoca. Quindi se c'è qualcuno che intende intervenire sulla procedura per l'ammissibilità della proposta di revoca, può intervenire. Il dibattito lo faremo ovviamente dopo i 20 giorni che sono assegnati a Bruno Gabrielli per produrre le controdeduzioni, quindi nel prossimo Consiglio Comunale che effettueremo tra 20, in caso ovviamente che l'esito sia favorevole alla proposta, alla mozione di revoca. Prego consigliere De Vecchis. Beh, sulle motivazioni di revoca penso che le motivazioni ci siano tutte e si potevano anche integrare, visti gli ultimi accadimenti, tipo la convocazione del Consiglio Comunale sulla Sanità, dove peraltro c'è stato un ulteriore, diciamo, inadempimento, nel senso che la richiesta era ben precisa e doveva essere soddisfatta in termini ben precisi, quindi diciamo che sicuramente sull'ammissibilità di questa proposta non ci sono motivi di discussione, quindi attenderemo le controdeduzioni del Presidente per poi esprimerci in merito. Grazie. Grazie consigliere De Vecchis. Se c'è qualche altro consigliere che intende intervenire. Bene, non ci sono. Consigliere Pignotti. Volevo un attimo capire bene l'ammissibilità dell'atto, cioè nel senso noi in questo momento possiamo discutere se è ammissibile o meno l'atto. Dobbiamo votare se è ammissibile o meno questo atto.
intervenire sull'ammissibilità. Sì, questa è la mozione, se ci sono magari secondo me dei pareri discordanti li posso esternare, giusto? No, nel merito della mozione. Sì, a norma del regolamento il Consiglio Comunale si esprime con votazione segreta a maggioranza dei consiglieri assegnati, quindi a maggioranza dei consiglieri assegnati, in merito alla presa in considerazione della stessa da parte del Consiglio. Quindi ecco, con questo si avvia la procedura che poi terminerà dei corsi 20 giorni per le controdeduzioni e ci sarà quindi la delibera sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni. Questo è a norma del regolamento vigente. Bene, procediamo con la votazione. Se mi può dare l'elenco dei consiglieri per la votazione. Sì. Allora, Presidente, no, una cosa, cioè io non capisco bene questa. Allora, noi andiamo a votare un atto che sarà votato la prossima, fra 20 giorni o quando è un'ammissione, si vota l'ammissione della procedura, quindi perfetto, l'ammissione della procedura, ma se gravi motivi non sono ritenuti nella mozione, si possono dire qui? Sì, se ritiene che non siano gravi motivi, sì, per ammissione. Perché? Oh, perfetto. Allora, Presidente, posso parlare? Può intervenire se ritiene che ci siano gravi motivi o delle pregiudiziali rispetto alla... Perfetto. Va bene. Lo può dire... No, vabbè, faccio non ci sono problemi. No, perché ritengo che questa mozione non è ammissibile e voglio spiegare i motivi. Ecco, finalmente ci troviamo a parlare di questa mozione tanto diciamo stimolata sui giornali, tanto parlata. La discussione per le riflessioni che tutti noi consiglieri dovremmo compiere nei prossimi 20 giorni fino alla conclusione dell'iter di questa pseudo mozione. In questi 8 mesi tantissimi sono stati gli interventi e le battaglie che ognuno di noi, legittimamente eletto dai cittadini, ha fatto in quest'Aula, sia nelle commissioni e sia a suon di dichiarazioni, comunicati e interviste sulla stampa. Che c'è di male? Nulla. I cittadini ci hanno dato fiducia e ci hanno chiesto pertanto di esprimere in tutte le sedi le nostre opinioni. È la democrazia e nessuno di noi deve perdere quel ruolo fondamentale di vicinanza col proprio elettorato. Oggi l'antipolitica e il populismo allontanano sempre di più i cittadini dalla gestione della cosa pubblica. Spesso anche perché chi ha il dovere di rappresentare i cittadini non lo fa in modo egregio. Bene, noi di Forza Italia la devo interrompere, consigliere, perché dobbiamo comprendere bene quello che è previsto dal regolamento. Noi dobbiamo votare l'ammissibilità della procedura di revoca. Quindi, se ci sono gravi motivi rispetto alla procedura, lei li può esprimere, evidenziare, altrimenti lei sta entrando nel merito della mozione che discuteremo tra 20 giorni, quindi non... No, se nella mozione non ritengo gravi motivi, io come faccio a dire che è ammissibile o meno un procedimento? Cioè, questo è... Stiamo parlando di procedure. Allora, no, non l'avremmo dovuto votare ugualmente, allora, cioè, non capisco questa cosa. Cioè, ma se per noi, diciamo, come gruppo di Forza Italia riteniamo che questa mozione non ha gravi motivi per far sì che questa procedura vada avanti, non capisco il motivo per il quale non posso intervenire. Ne discuteremo tra 20 giorni. Perfetto. Siamo sulla procedura adesso. Ok, allora, è per chiarire. Io ho capito che potevo parlare, quindi
andava avanti. È stato anche esaustivo il segretario nella dichiarazione di voto, cioè non è ammissibile a me. Non c'è la dichiarazione di voto perché il voto è segreto, anzi colgo l'occasione per spiegare la modalità di voto, la scheda è bianca, quindi sì per la mozione di revoca, quindi per l'ammissibilità della procedura, no ovviamente se non si vuole procedere e quindi se non si vuole ammettere la procedura di revoca e astenuto, quindi sono tre opzioni. Se ci sono perplessità possiamo procedere. Consigliere Ballatore Mario. Consigliere Balloni Gianni Massimo. Consigliere Capriotti Antonio. Consigliere Chiarini Giovanni. Consigliere Chiodi Carmine. Consigliera Crescenzi Brunilde. Consigliera Croce Antonella. Consigliere Curzi Marco. Consigliere De Vecchis Giorgio. Consigliere Del Sompo Emidio. Consigliera Falco Rosaria. Consigliera Girolami Mariadele. Consigliera Mandrelli Flavia Marcella. Consigliere Massimiani Giacomo. Consigliera Morganti Maria Rita. Consigliere Muzzi Stefano. Consigliere Pellè Domenico.
Consigliere Paolo Perazzoli. Consigliere Pignotti Valerio. Sindaco Pasqualino Piunti. Consigliere Pompili Gabriele. Consigliere Sanguigni Andrea. Consigliere Troli Pierfrancesco. Vado io. Bene, invito gli scrutatori a conteggiare le schede. Dunque, mi pare mi risultano 20 sì, non so se il segretario ha conteggiato insieme a me, mentre dicevo, quindi sono 20. C'ho un favorevole che chiedo, immagino che possa essere accettato, quindi sarebbero 21 sì, 2 astenuti e un no. 19. Perché favorevole, giusto?
Bene, ringrazio gli scrutatori. L'esito della votazione è il seguente. Sul punto, ripeto, il punto numero 15, mozione di revoca ex articolo 7, regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a firma di 21 consiglieri comunali, 21 sì, 2 astenuti e un no. Pertanto invitiamo Bruno Gabrielli, quindi l'interessato, a presentare ai sensi dell'articolo 4 del comma 4 dell'articolo 7 del regolamento le proprie controdeduzioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato con votazione segreta e ad a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato o degli interessati dalla carica ed avvia le procedure di elezione dei nuovi organi. Quindi mi sembra tutto molto chiaro. Il Consiglio Comunale termina qui, la seduta è sciolta. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.